dirti come a fare degli strati, uno a fianco all'altro, e poi si sale strato dopo strato finché la fossa non è completamente piena, e lasciando il minor spazio possibile tra i formaggi, il minor buchi possibile. Una volta riempita la fossa, si mette sopra della paglia, poi si mette un coperchio di legno, della sabbia in modo che non entri ossigeno, e poi quei coperchi del pavimento che avete visto laggiù in fondo. E per 3 mesi, come vedete, ve ne ho messo giù fine luglio, primi di agosto, per 3 mesi la fossa rimane completamente sigillata, non entra ossigeno. I batteri che sono nella fossa lavorano il formaggio, lo trasformano e la temperatura arriva addirittura a 27-30 gradi, il formaggio ritorna morbido, quindi si deforma e va a riempire gli spazi in base alla posizione in cui è, quindi le forme sono tutte diverse una dall'altra, tutte schiacciate. E in questi 3 mesi questi batteri danno il sapore caratteristico della fossa ai vari formaggi. Però ogni formaggio manterrà comunque le sue caratteristiche originali, sia quello di mucca o pecorino o caprino, saranno completamente diversi pur essendo stati nella stessa fossa. A novembre si toglie il formaggio, viene riconsegnato ai vari proprietari, mentre il nostro rimane qui per essere poi venduto, confezionato. E le ultime 2 domeniche di novembre e la 1ª di dicembre c'è proprio la fiera in paese, c'è la fiera del formaggio di fossa, dove si possono assaggiare tutte le varie tipologie, noi abbiamo 16 varietà diverse, e si può scegliere quella che si addice di più al proprio palato, perché alcuni hanno gusti più delicati, preferiscono dei gusti più dolci, altri più intensi, più saporiti, bisogna trovare il formaggio che si preferisce. E una volta poi finita, terminata la fiera, i formaggi vengono confezionati, si toglie quel sacco esterno di stagionatura, ma rimane quello singolo interno con cui è stato nella fossa. E oltre ad avere la garanzia che non ha avuto muffe, non è stato pulito e non è stato, diciamo, contaminato, e questo sacchetto serve poi per far mantenere meglio il formaggio. Dentro al suo sacchettino di tela unto e chiuso a sua volta in un sacchetto gelo, tipo quelli da cookie gelo in frigo, il formaggio si mantiene un anno sempre uguale, non ha problemi.